ci troviamo qui con il sindaco di Amalfi per il Capodanno bizantino. Sindaco, questa è una data molto importante per Amalfi, per la costiera amalfitana. Facciamo un po' il punto sul turismo. Amalfi come è andata? Amalfi non ha avuto nessun tipo di fastidio. La crisi è cominciata nel 2008, ma noi non l'abbiamo sentita, anzi, dobbiamo dire che abbiamo confermato abbondantemente quelle che erano le previsioni, anche quelle dell'anno scorso, anche quindi problemi non ne abbiamo. Che tipo di turismo sta arrivando da Amalfi? Beh, è un turismo soprattutto straniero. Che nazionalità in particolare? La nazionalità in particolare, abbiamo avuto un aumento dei coreani, un aumento dei giapponesi e poi il classico turismo del nord Europa, quindi tedeschi, inglesi, anche il ritorno di francesi e una certa quantità anche di argentini, qualche brasiliano, insomma sì, diciamo che... Diciamo che Amalfi non si può lamentare. No, no, non si deve lamentare. Assolutamente. Qualche progetto per il immediato futuro? Progetto per il immediato futuro stiamo aspettando a giorni i due decreti che mi devono arrivare. Uno è il decreto economico del depuratore, sono 7 milioni, sì, per mettere fine finalmente a questo annoso problema di Amalfi. E dopo il depuratore ci sono 8 milioni e 200 mila euro di accelerazione della spesa per la riqualificazione sia dell'impianto di illuminazione di tutta la città e quindi il rinnovo di quello che è proprio l'illuminazione in senso illuminotecnico anche, ma soprattutto per quanto riguarda opere murarie eccetera, e il ripristino dei vicoli storici. Ah, bella iniziativa. Quando riguarda la circonvallazione? La circonvallazione è un problema, nel senso che o si va in comunità europea con un progetto portato avanti da più amministrazioni, non solo dall'amministrazione, ma dove bisogna poi insistere per avere un finanziamento adeguato, e qua parliamo di decine e decine di milioni, sì, di euro, certo. Altrimenti quella che è la circumallazione originale ci vogliono almeno 120-130 milioni di euro, e io penso che forse se la vedranno i miei nipoti probabilmente potrebbero cominciare a lavorare. Qualche iniziativa per la destagionalizzazione? Per la destagionalizzazione noi puntiamo tantissimo sulla sentieristica soprattutto, e quindi anche per arrivando il periodo chiaramente estivo, finisce nel mese di ottobre, ma siccome il mese di novembre e dicembre sono abbastanza miti da queste parti, la destagionalizzazione nei riguardi di un certo tipo di clientela che si interessa ai sentieri esenti nella montiera alle spalle della Costa d'Amalfi, un bilancio suo del suo mandato? Un bilancio del mio mandato non lo posso fare ora, lo devo fare fra un anno e mezzo, due anni. Quando ma affidati sono abbastanza... No, ma sono sempre più scettici, sempre così, quando sì, riguarda sì, le cose, allora, ma giustamente perché allora vedere realizzate le cose è difficile, nel senso che io ho ereditato, purtroppo mi sono trovato in un momento in cui andava in onda la spending review con limitazioni di spesa, certo, e tutte le finanziarie che ci hanno letteralmente ucciso, ma al di là di questo c'è anche un altro problema. Io ho dovuto pagare 3 milioni e mezzo di euro non da fondo di investimento ma dalla spesa corrente per pagare il garage in una ruota che mi era rimasto sul bloccone, e quindi a un certo punto questo significa bloccare per 3 anni completamente qualsiasi o di tagli pure che ci sono sicuramente, ma noi comunque entro l'anno finiremo di ascensore per il cimitero, abbiamo aperto gli altri, insomma. Diciamo ci stanno diverse cose da mettere a posto e spero di... La ringrazio, sindaco. Buon Capodanno. Grazie. Grazie.